Buonasera, siamo qui con il dottor Eugenio Manghi, noto regista e produttore della White Fox Communication. Regista e produttore è soltanto riduttivo perché la sua attività è un'attività poliedrica che spazia dal giornalismo alla pubblicazione di prestigiosi libri e alla realizzazione di documentari straordinari. Infatti è vincitore, l'ultimo premio, diciamo, prestigioso è il Golden Dragon al Scientific International Film Festival di Pechino nel 2006 per il documentario I predatori del fiume azzurro. Ma adesso è qui per parlarci di un straordinario capolavoro che dovrà ancora andare in distribuzione, l'ultimo suo capolavoro, il Going North, Global Warming Escape Routes. Ce ne vuol parlare più approfonditamente, dottore? Volentieri. Beh, Global Warming Escape Route, oggi il problema del riscaldamento globale è trattato ormai su tutti i media, dai giornali, la stampa, la televisione, se ne parla in continuazione e se ne parla sempre in un solo modo, cioè in modo catastrofista. Anche il National recentemente è uscito con un nuovo documentario che ha ancora questo genere di approccio. Noi crediamo in un altro approccio, crediamo nel fatto che all'interno della natura ci siano ancora delle possibilità per l'uomo non solo di affrontare il problema, ma per vederlo in un altro modo, per esempio i corridoi biologici. Ora, tutte le specie, questo è un dato scientifico incontrovertibile ormai, tutte le specie dell'emisfero settentrionale si stanno spostando verso nord, diciamo almeno il 90% è documentato. Sia dal punto di vista della fauna che materialmente percorre gli habitat per spostarsi, sia dal punto di vista della flora degli alberi che gradualmente si stanno spostando, nel senso che nelle regioni più meridionali certe specie incominciano a seccarsi e a morire e si stanno spostando in regioni più settentrionali più fresche. La stessa cosa avviene in montagna tra il fondovalle e la vetta. Ora, questi corridoi biologici che rappresentano la via d'uscita immediata per molte specie animali, oggi corrispondono più o meno con i parchi, con le zone tutelate, con le aree protette, soprattutto le aree fluviali, che sono delle vere arterie che collegano habitat diversi. Pensiamo alla pianura padana, al ruolo svolto dal fiume Po e dal fiume Ticino insieme, solo per citarne due. Allora, dal delta del Po, quindi dal mare Adriatico, fino alle Alpi, c'è un unico sentiero verde di continuità ambientale. Ora, se l'uomo riesce a tutelare questi corridoi così importanti, riuscirà a dare una grande speranza di sopravvivenza a tutte le specie che hanno necessità di muoversi e quindi indirettamente, importantissimo, a garantire la biodiversità. Quindi si può definire un film documentario naturocentrico, non antropocentrico, quindi la natura al centro dell'ambiente. E possiamo anche dire, altro aspetto importantissimo, che è l'unico documentario in Italia che è stato realizzato sul tema appunto dei corridoi biologici e dei cambiamenti climatici, nonché al momento è anche il primo film documentario di produzione italiana ad aver compensato le emissioni dei gas serra secondo il criterio di filiera CO2, quindi nel rispetto totale del verde. Come avete fatto, dottore, ce lo può dire? Certo, la cosa è molto semplice, ci sono degli istituti che hanno lo scopo proprio di fare questi calcoli. Allora noi abbiamo compilato dei documenti spiegando esattamente tutto quello che era stato fatto, fino ai minimi dettagli, più possibile, diciamo, perché 4 anni fa, quando è cominciata la produzione, di queste cose ancora non se ne parlava. Per cui abbiamo ricostruito a ritroso, nei 4 anni di produzione, ogni minimo dettaglio, andando a spulciare anche le differenze sulle bollette, semplicemente bollette energetiche, no? Quindi abbiamo calcolato i rifiuti, abbiamo calcolato le migliaia di chilometri, abbiamo calcolato i mezzi, abbiamo calcolato tutto. Abbiamo passato questi dati a questo istituto che ha certificato quanto è necessario compensare di questi nostri consumi, di questo nostro impatto. E hanno fatto un calcolo proprio in termini economici con una certa quantità di euro che noi abbiamo pagato. E vengono usati per piantare nuovi alberi, per tutelare il verde pubblico, per tutta una serie di attività, a volte magari anche per renderle più efficienti e più efficaci, accorpandole a compensazioni che hanno fatto altri. Io sono rimasto molto colpito a pensare che tutti i mondiali di calcio in Germania siano stati compensati dal punto di vista delle emissioni. Cioè, ci sono all'estero, più che da noi ancora, ma anche qui si sta svegliando, persone, enti, comunità, società, industrie che hanno incominciato a vedere nella possibilità di compensare qualcosa di concreto. Ora si dice, prima di riuscire a muovere i grandi sistemi, cominciamo a fare noi nel nostro piccolo qualcosa. Going North è stato compensato in questo modo.
Quindi possiamo dire che è un precursore sotto tanti punti di vista e soprattutto forse l'aspetto più importante del film documentario è l'ottimismo che si cela dietro anche il finale, in cui la speranza è quella che l'uomo riesca comunque a tutelare questi cosiddetti corridoi biologici, perché la natura sta facendo il suo corso in una forma di empatia quasi con gli altri esseri viventi che popolano il nostro pianeta. Adesso, come lei dice, la speranza è ottimistica, ma aspetta all'uomo rispettare l'ambiente in cui vive. Ma diciamo che così come il documentario è naturocentrico più che antropocentrico, e questo apro una parentesi, dico va bene, noi siamo presenti sulla Terra come specie ben identificata da 50.000 anni, bene, la natura per arrivare a noi ha costruito per miliardi di anni, quindi la natura vista come figura così non credo che sia impensierita da quello che noi stiamo facendo, dobbiamo essere impensieriti noi, preoccupati noi, per cui garantendo la natura noi garantiamo noi stessi, facendo qualcosa per la natura noi facciamo qualcosa per noi stessi, per questo meraviglioso pianeta. In questo senso il documentario può essere visto anche collegato all'uomo. L'uomo deve riconoscersi in quei grizzly che passeggiano nel mio documentario, in quegli uccelli marini, in tutte quelle specie viventi nelle quali noi possiamo e dobbiamo provare un senso di empatia come compagni di viaggio su questo pianeta. Infatti il film incomincia non a caso con un breve arrivo dallo spazio, attraversiamo figurativamente il Sole, arriviamo sulla Terra e lì incominciamo a renderci conto che quella è la nostra casa. Noi non abbiamo altre case a disposizione o non le avremo per molto tempo. Questo è quello che gli scienziati pensano, per cui dobbiamo tenercela ben cara, saremmo stupidi a fare diversamente. No, tra l'altro è tutto accompagnato da musiche straordinarie, abbiamo il maestro Parmigiani e il cover del Nabucco di Verdi che, se non ricordo male, riguarda o si sente quando ci sono le riprese con l'elicottero, quindi è una suggestione straordinaria, è stato scelto tutto con la minima cura in questi lunghi 4 anni di lavoro. Eh sì, abbiamo fatto il possibile, insomma, diciamo siamo riusciti a fare anche cose abbastanza particolari, cioè inserire tutta una serie di produzioni video realizzate con le macchine fotografiche in alta definizione, il film è in alta definizione, no? E siamo riusciti anche a mettere delle macchine ad alta definizione a 5.000 rotti metri fuori da degli elicotteri per avere il meglio della qualità possibile e questo grazie anche alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, agli assessorati che hanno messo a disposizione gli elicotteri per poter fare questo genere di attività, e anche io un grandissimo ringraziamento da fare a tutti i piloti che si sono succeduti, che hanno accettato di volare in condizioni diciamo non propriamente certificate, anche se a livello aeroportuale i tecnici dell'aeroporto di Aosta hanno messo le telecamere in sicurezza eccetera, però eravamo sempre borderline, nel senso il pilota alla fine guardava e diceva sì, mi va bene, è una cosa seria, la possiamo fare, non rischia niente nessuno, ci spariamo 5.000 rotti metri sulla vetta del Bianco alle 7 di sera. Tutto questo è stato abbastanza emozionante e vi garantisco che vedere la Terra di lassù, così come la potrete vedere nel film, è impossibile non avere empatia per questo pianeta. Posso anche dire una cosa, se troverete il film bello, e spero questo, potremmo pensare che è bello perché è bello il pianeta. Io devo dire che, essendo stata una delle poche fortunate ad averlo già visto in anteprima, è un film straordinario e che tra breve lo si potrà vedere tutti quanti, e potrete vedere un trailer promozionale di questo straordinario viaggio che è durato 4 anni sulla nostra web TV. Ringraziamo il dottor Manghi. Grazie a voi, grazie molto.